ha citato il fatto che c'è un catalogo, nei prossimi giorni sarà a disposizione un catalogo qui in mostra che raccoglie le parti più significative dell'esposizione. I collezionisti, abbiamo detto prima, senza i collezionisti questa mostra non sarebbe stata possibile, e ne ho due di loro che chiamerei veramente in modo sintetico a parlare, perché ci diano un po' la testimonianza che cosa c'è dietro la passione di un collezionista che nel corso degli anni poi riesce a formare queste raccolte che vedrete sono spettacolari. Rodolfo Fraternano. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui presenti. Molti argomenti sono già stati anticipati da chi mi ha preceduto. Volevo solo dire che più o meno la molla che fa partire questa passione, questo interesse, è sempre un aggancio con qualche documento, con una foto, con qualcosa che hai trovato in casa, quei racconti di qualcuno. E quindi questo fa partire una serie di ricerche. Certo, devi avere il gene un po' della passione storica, perché forse se non ce l'hai, nonostante tutto, questa malattia non ti prende. E comunque penso che sia il nostro un hobby, diciamo, una passione che oltre a essere costruttiva può essere anche molto utile per tramandare un po' il ricordo di quello che è avvenuto, come dicevano anche il sindaco, il signor prefetto, perché la nostra presunzione è un po' questa, che certe cose, certe memorie non si perdano. E altra presunzione grossa è che soprattutto si avvicinino i più giovani, i ragazzi, perché sono quelli che sembrano di solito un po' più diciamo distanti, più distaccati, ma per esperienza abbiamo visto che quando posti davanti agli oggetti, alle testimonianze eccetera, si appassionano anche loro, si interessano. Questo è quanto. Ah, poi volevo dire giustamente che questo deve servire per ricordare queste cose, per fare in modo che, per quanto possibile, ma è una pia speranza, che certi errori fatti nel passato e che hanno portato a questi conflitti non si ripetano. Forse un aiuto lo possiamo dare, è una grossa presunzione, ma ci proviamo.